Mario Balotelli, le prime foto con il secondo figlio Leone e la compagna Clelia. Mario Balotelli con il secondo figlio Leone e la compagna Clelia sul settimanale Chi. Prime foto di Leone, il figlio che Mario Balotelli ha avuto dalla nuova compagna Clelia. A pubblicarle il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio 2018. I paparazzi di Alfonso Signorini hanno beccato la neofamiglia a Brescia, dove l'attaccante del Nizza si è recato per una visita ai familiari. L'ex di Raffaella Fico ha approfittato delle vacanze natalizie per ritrovarsi con i genitori adottivi, i genitori biologici, Thomas e Rose, e anche la sorella Angela. Le foto pubblicate dalla rivista edita da Mondadori mostrano la coppia a passeggio con Super Mario che tiene in braccio il neonato, venuto al mondo lo scorso settembre. Mario si mostra un padre affettuoso, non risparmia coccole e baci al bambino, nato 5 anni dopo Pia, la primogenita che Balotelli ha avuto dalla relazione con la Fico. Chi è Clelia, la nuova compagna di Mario Balotelli? Si sa poco e nulla della nuova fidanzata di Mario Balotelli. Secondo i gossip Clelia è una 26enne di origine svizzera che il giocatore ha conosciuto durante una vacanza in Sardegna. La storia tra i due si è rivelata subito seria tanto che la coppia ha deciso di avere un bambino. Per Balo si tratta del secondo figlio dopo la nascita di Pia, venuta al mondo nel 2012 dopo la fine della tormentata storia d'amore con Raffaella Fico. Successivamente Mario è stato legato a lungo con la modella italo-belga Fanny Neguesha, ma il rapporto è naufragato a un passo dal matrimonio. Il nuovo rapporto tra Mario Balotelli e Raffaella Fico. Dopo una guerra durata anni, la Fico e Balotelli si sono riappacificati. Entrambi pensano solo al bene della piccola Pia che, per amore dei genitori, si divide tra Napoli e Nizza. Si sta impegnando, tra lui e la bambina le cose stanno migliorando. C'è tanto da fare, ma c'è frequenza. Anche se con grandi sacrifici ha rivelato Raffaella a Barbara D'Urso, durante una puntata di Domenica Live.